La grande fiera del giocattolo. In una città con tantissimi bambini era finalmente arrivato l'avvenimento dell'anno, la grande fiera del giocattolo. Natale era infatti alle porte e ogni anno in questo periodo la città organizzava la fiera. Era una fiera molto conosciuta. I venditori venivano da tutte le parti del mondo per far conoscere la loro merce. Là vi erano tutti i regali possibili che i genitori potevano fare ai loro bambini per renderli felici. Per l'occasione, un ricco direttore di banca decise di prendere il pomeriggio della vigilia di Natale libero. Voleva anche lui visitare la fiera quest'anno. Mentre si avviava, pensava tra sé: questo Natale voglio regalare al mio bambino una cosa bella e interessante. Me lo posso permettere. Ho lavorato sodo tutto l'anno e sono disposto a spendere molto, anzi, tantissimo. Quello stesso pomeriggio anche un giardiniere si recava alla fiera e camminando pensava: è stato un anno un po' duro con il mio piccolo stipendio, però sono riuscito a risparmiare un pochino. Spero di poter comprare qualcosa di carino alla mia bambina. Intanto le loro mogli a casa con i bambini preparavano il pranzo di Natale. Il bambino del direttore era nella sua cameretta. Nonostante la stanza fosse molto bella e vi fosse un armadio colmo di ogni tipo di gioco, era un po' triste. Pensava infatti al suo papà. Lo vedeva così poco. La sera tornava dal lavoro proprio quando lui doveva andare a dormire. Oppure era occupato perché si portava anche il lavoro a casa. Cercava però di consolarsi, pensando che domani sarebbe stato Natale e avrebbe ricevuto altri bei regali. Ma la cosa che più lo rendeva felice era che finalmente domani papà poteva essere a casa con lui tutto il giorno. La bambina del giardiniere invece aiutava la mamma a preparare il pranzo di Natale. Non aveva molti giocattoli, ma grazie alla fantasia dei suoi genitori non si sentiva mai sola. Domani è Natale, chissà che bei giochi faremo tutti insieme. Giunto alla fiera, il banchiere cominciò subito a guardare con occhio critico ogni giocattolo esposto. C'era tutto ciò che un bambino potesse desiderare, dai trenini elettrici alle biciclette, ai peluche, ai libri. Voleva comprare qualcosa di veramente grande per suo figlio, ma soprattutto che lo tenesse occupato e al tempo stesso lo divertisse. Era sempre così impegnato e concentrato nel suo lavoro che non aveva molto tempo per giocare con lui. Il giardiniere, arrivato anche lui alla fiera, si guardava in giro con calma. Era solo un po' preoccupato perché sperava di trovare qualcosa che potesse piacere alla sua bambina. Anche se sapeva che non avrebbe potuto comprare molto, non si lasciò sfuggire niente. Voleva raccontare e descrivere alla sua bambina ogni cosa vista. Verso sera il direttore e il giardiniere si incontrarono per caso davanti ad una stanza, dove all'ingresso c'era un grande cartellone con la scritta: qui puoi trovare il regalo più bello per tuo figlio. Videro entrare molta gente incuriosita, ma quasi tutti uscivano delusi e scontenti. Incuriositi, a loro volta decisero di entrare. Era una grande stanza con le pareti bianchissime, molto illuminata, era quasi vuota e non c'erano giocattoli. In fondo alla stanza c'era soltanto un grande specchio antico, appeso al muro, e davanti ad esso, seduto ad una scrivania, un vecchio signore con una barba lunga e bianca. Egli scriveva ed ogni tanto guardava la gente che entrava ed usciva. Il direttore, perplesso e deluso, stava per uscire subito, ma quando vide il giardiniere avvicinarsi al vecchio, chiedendogli gentilmente chi fosse, si avvicinò lentamente anche lui. Sentì il vecchio rispondere: «Sono molto anziano, per tutta la vita ho costruito giocattoli per i bambini del mondo, ma quest'anno ho portato qualcosa di particolare e prezioso. Questo bellissimo specchio antico alle mie spalle». Il direttore e il giardiniere
Si guardarono in faccia stupiti, poi riguardarono lo specchio. Disorientato e quasi irritato, il direttore si girò per andarsene, ma ancora una volta si fermò. Vide il giardiniere stringere la mano al vecchio e con il volto felice esclamare: «Ho capito! Ora so cosa regalare alla mia bambina! Non sono più preoccupato! Arrivederci e grazie mille!» Il giardiniere uscì poi felice dalla stanza. Il banchiere, rimasto solo, guardò di nuovo lo specchio e pensò che cosa potesse fare un bambino con uno specchio così antico e fragile. Non osando chiederlo al vecchio, che incuteva molto rispetto, uscì in fretta per cercare di raggiungere il giardiniere. Non appena lo trovò, gli chiese subito che cosa avesse mai capito. «Mi dispiace, non posso dirtelo», rispose il giardiniere. «Devi arrivarci da solo. Vedrai che un giorno capirai perché questo possa essere il regalo più bello per tuo figlio». Il giorno di Natale, la figlia del giardiniere aprì il regalo e, tutta felice, ammirò con gioia le bellissime penne colorate ed i grandi fogli bianchi da disegno che suo padre le aveva comprato alla grande fiera del giocattolo. Si alzò e lo abbracciò. «Grazie, papà, così potremo disegnare insieme tutte le belle cose che hai visto alla fiera». «Non solo, bambina mia», disse il padre, «potremo disegnare anche altre cose molto più belle, per esempio la neve. Guarda fuori dalla finestra, sta ancora nevicando. Sai, questa notte, dopo molti anni, ha nevicato tantissimo. E siccome tu non hai ancora visto la neve, più tardi andremo a fare una passeggiata tutti insieme, così potrai toccarla e giocare. Potremo lanciarci palle e fare un pupazzo, vedrai che bello». Anche il figlio del banchiere era contento quel mattino. Stava aprendo un grandissimo pacco ricevuto in regalo. Con sorpresa non finiva più di tirar fuori dal pacco tanti piccoli vagoni di un treno. C'erano anche le rotaie e molte casette che figuravano da stazioni e case di campagna, verde per i prati, per i monti, alberi e siepi e persino un fiumicello con i suoi ponti. Era molto felice. Sicuramente il papà lo avrebbe aiutato a costruirlo. Oggi finalmente era tutto il giorno a casa con lui e la mamma. Ma mentre si avvicinava per abbracciarlo e ringraziarlo, suonò il telefono. Il padre si alzò dalla poltrona e andò a rispondere. Il suo viso si fece serio, riattaccò e, guardando un po' triste la moglie ed il figlio, riferì: «Anche oggi il lavoro mi chiama. Mi dispiace molto, ma domani devo essere a New York per una conferenza importante. Devo partire subito». La moglie non disse nulla, era abituata. Il bambino invece ci rimase molto male. Il suo viso si fece triste, gli spuntarono due lacrime. Il papà lo notò e cercò di consolarlo. «Non piangere, lo sai che ti voglio molto bene. Poi per il trenino non occorre che ci sia io, potrai costruirlo con la mamma». Il bambino si girò e stava per scappare piangendo nella sua stanza, ma inciampò in un pacchetto tutto bianco avvolto con un nastro rosso. Si chinò e, seduto sul tappeto, cominciò ad aprire il pacco. Era triste e cercò di consolarsi con questo nuovo regalo. I genitori si guardarono perplessi. Quindi il padre chiese: «Non credevo ci fossero altri regali. Sei stata tu?» «No», rispose la mamma, «sono rimasta tutto il giorno a casa a preparare il pranzo. Non so chi possa averlo messo sotto l'albero di Natale». Il padre si avvicinò preoccupato al bambino e al regalo. Voleva sapere da dove provenisse e soprattutto assicurarsi che non contenesse qualcosa di pericoloso. Il bambino intanto aveva aperto delicatamente il pacco e con sorpresa tirò fuori una palla rossa con tanti puntini bianchi come tanti fiocchi di neve. Il padre guardò il figlio e il regalo. Poi prese la scatola per vedere se c'era qualche bigliettino con il nome di chi lo aveva regalato. Con stupore lo trovò: «Babbo Natale». Chiuse gli occhi pensieroso e subito si ricordò del vecchio con la barba lunga e bianca che incuteva tanto rispetto. Poi si ricordò anche dello specchio e delle parole che erano scritte all'ingresso della stanza: «Qui puoi trovare
il regalo più bello per tuo figlio. E finalmente capì e si commosse. Nello specchio aveva visto la sua immagine e si rese conto che lui stesso era il regalo più bello per suo figlio. Questo il giardiniere l'aveva capito subito. Abbracciò il bambino piangendo di felicità e esclamò: «Oggi non parto, rimaniamo insieme. Oggi sei tu più importante del mio lavoro. Dai, usciamo in giardino e giocheremo insieme con la palla nuova». Mentre tutta la famiglia usciva felice per giocare, cominciò a nevicare anche là dove abitava il bambino, che da quel giorno non si sentì più solo e triste.